Buongiorno a tutti, anche oggi ci ritroviamo tutti insieme per le nostre formazioni, le nostre pillole, questa volta nazionale, quindi abbiamo un ospite nazionale che ci parlerà di un argomento molto interessante, il cosiddetto terreno, anche e soprattutto il terreno di come siamo noi costituiti a tutti i livelli, a 360 gradi, e quindi capire come in un momento in cui degli agenti esterni, piccolissimi, pericolosissimi, però trovano un terreno, e se trovano un terreno adatto, chiaramente ci guazzano, se invece trovano un terreno che si è preparato, che ha rispettato queste leggi, qualche cosa cambia. Io ho capito questo fino ad ora dalla presentazione di Giovanni Grisotti. Giovanni Grisotti ha un'esperienza, racconterà lui quali sono le sue come è arrivato a noi, cioè quali esperienze ha fatto e che cosa rappresenta. Quindi io passerei la parola a Giovanni Grisotti, nonché presidente di una importante associazione di cui ci parlerà brevemente nella presentazione. A te Giovanni. Grazie Patrizio, è un piacere e un onore essere qui con voi per condividere queste informazioni che ritengo davvero molto molto pratiche, utili, importanti per noi. Sia se siamo all'inizio del nostro percorso di miglioramento della salute attraverso un sano stile di vita, e sia se siamo dei veterani, siamo persone che da anni studiamo o anche solo all'interno della nostra famiglia ci occupiamo di salute per il bene nostro, dei nostri familiari, dei nostri figli. Quindi le informazioni che vorrei passarvi adesso sono di valore estremamente pratico e rappresentano la sintesi, il nettare per così dire, dei 23 anni di esperienza non solo mia nella salute naturale ma anche di quella dell'Associazione Italiana del Sano Stile di Vita, che è l'ente più vecchio in Italia che si occupa di prevenzione primaria come associazione. Queste informazioni hanno aiutato 7.000 famiglie fino adesso a fare un cambiamento anche solo in piccole cose, dicevamo. Sei già un esperto di salute naturale, puoi fare cambiamento in piccole cose, ma quelle piccole cose, quando diventano un'abitudine, possono creare nei mesi, negli anni, degli enormi cambiamenti, cambiando la tua direzione da una direzione che ti porterebbe verso una malattia, verso una patologia, sviluppare qualcosa che comunque ti dà malessere, ecco, anche senza che sia qualcosa di grave, a invece una direzione che conserva, coltiva e aumenta il livello di benessere. Quindi spero che queste informazioni possano essere utili, pratiche anche per voi e per tutte le persone che seguite. Molti di voi sono estremamente esperti nel campo della salute naturale. Allora, il tema è quello del riprendersi la salute. Riprendersi la salute è intesa come ritornare ad avere gli strumenti per prenderci cura di questo bene estremamente prezioso, senza il quale tutti gli altri valori molto importanti, alcuni anche più importanti, non riescono ad essere fruiti senza la salute. C'è un antico detto che dice: le persone sane hanno molti desideri, molti progetti e molti desideri, le persone malate soltanto più uno. Quindi il progetto di ritornare a un sano stile di vita. La prevenzione primaria è lo strumento con cui noi possiamo andare a fare questo nella pratica. Prevenzione, un'azione fatta prima. Questo si pone in contrapposizione con la reazione, cioè un'azione fatta dopo. In pratica, carissimi, ogni qualvolta noi ci troviamo a reagire a una situazione, ogni volta che non stiamo bene e quindi usiamo qualcosa, anche se di naturale, ma aspettando di non stare bene, non stiamo facendo prevenzione. Ogni volta che agiamo prima, stiamo agendo per fare prevenzione, per dirigere la direzione della nostra vita dove desideriamo noi. Ho trovato molto simpatica questa sintesi dell'evoluzione umana, breve storia della medicina intesa come intento dell'umanità a stare meglio. 2000 avanti Cristo, 4000 anni fa, ecco, mangia questa radice,
ti può nutrire se ha dei nutrienti e ti rafforza. 1000 avanti Cristo, questa radice pagana di questa preghiera, affidati a cose superiori. Epoca dell'illuminismo, questa preghiera è superstizione, bevi questa pozione. All'inizio del Novecento, del XIX secolo, questa pozione è strana, ingoia questa pillola, alla fine del 1900 questa pillola è efficace, prendi questo nuovo antibiotico, questo nuovo farmaco, sempre nuovo, e in questa epoca molte più persone si stanno rendendo conto che più che un elemento artificiale per cercare di cambiare una salute che oramai ha preso una deriva, è meglio tornare a curarsi con il cibo, come diceva Ippocrate. Stiamo parlando ovviamente della prevenzione, perché nella cura, quando c'è già un problema, è ovvio che ringraziamo tantissimo di poter avere tutti i medicinali e tutti gli interventi di urgenza, o meno, che la medicina moderna a nostro favore ha messo a punto. Quindi questa immagine è il pilastro del nostro incontro e rappresenta i tre pilastri che sostengono una salute forte e sana. Queste sono le tre cose principali, ci sono molte altre variabili, ma queste sono le cose fondamentali, ripeto, che in questi 23 anni abbiamo messo a punto. Una salute forte è sostenuta da almeno tre pilastri, come uno sgabello, un tavolo, qualsiasi cosa deve avere almeno tre gambe per stare su, è vero o no? Un cibo sano, del movimento sano e una parte psico-emozionale sana. Ultimo aspetto è ciò che sta al di sotto di questo edificio. Immaginate di avere un edificio molto solido, ma posto su un terreno franoso. Che valore avrebbe la solidità di un edificio su un terreno che frana? Il terreno che cosa rappresenta? In questo contesto dell'incontro di oggi, rappresenta la risultante della tua vita, della tua salute adesso, per effetto della sommatoria di tutte le tue abitudini a livello di alimentare, di movimento ed emozionale che hai attuato fino adesso. Tutto quello che hai fatto per abitudine fino adesso su questi tre campi. Il risultato è come stai adesso. Come sta il tuo apparato digerente? Digerisci bene? Senti di avere fuoco digestivo potente a livello di stomaco? Il tuo intestino funziona bene? Hai la pancia bella piatta che non ha fermentazioni, non senti aria, vai di corpo regolarmente anche senza alle volte neanche aver bisogno di usare la carta igienica. E questo è uno dei segnali che l'intestino, il colon, riveste di questo film trasparente, le feci. Vi è capitato sicuramente alcune volte, non capita sempre. Quindi segnali che il tuo intestino funziona bene. A livello articolare come va? Tutto l'apparato osteoarticolare, scusate, come va? Senti dolori, dolorini, infiammazioni? E dal punto di vista emozionale, ti senti in controllo al timone o ti senti in balia delle onde nella tua vita? Senti un accumulo di stress, ti senti in reazione o ti senti nel pieno del controllo? Decidi se reagire o no perché ti senti forte. Ecco, tutta questa situazione rappresenta il terreno. Non c'è una questione di sentirsi in colpa, anche se sei un grande conoscitore, un grande curioso, un grande utilizzatore per tutto quello che riguarda la salute naturale, il tuo terreno non è ancora perfetto sotto questo aspetto. D'altro canto, ricordate che pensare che è normale non stare perfettamente bene, visto che la maggior parte delle persone sta peggio di noi, è soltanto una scusa. Perché il tuo corpo, sia dal punto di vista fisico che emozionale, restituisce attraverso le sensazioni di benessere o di malessere il risultato di come sta, ti sta parlando. Se ti dà sensazioni di malessere, significa che qualcosa che stai facendo non va bene in uno di questi tre pilastri. E andremo a vedere nella pratica sia come agire per migliorare un attimino nella pratica in ognuno di questi tre pilastri e soprattutto agire per cambiare il terreno, cioè agire per cambiare immediatamente la condizione in cui stai ora. Va bene?
Spero che possiate seguire con piacere e con attenzione. Io cercherò di essere più pratico e più scorrevole possibile. Questa frase mi ha fatto sorridere. Purtroppo il mio dottore mi diede 6 mesi di vita, ma quando non potei pagare il conto me ne diede altri 6. Questa frase è una battuta, ovviamente, di questo attore fantastico, sta a rappresentare il fatto che nessuno può prevedere quale sarà l'esito della nostra vita, l'esito della nostra salute, anche se esami diagnostici, la profilassi è utilissima. La cosa più importante è come noi dirigiamo la nostra salute, come noi dirigiamo la nostra vita. Infatti le scuole classiche della tradizione medica italiana, non stiamo parlando della medicina cinese, tibetana, ayurvedica, stiamo parlando dell'antica medicina italiana. La scuola medica salernitana diceva: se non hai medici a portata di mano, ti facciano da medici queste 3 cose, mente serena, riposo e moderazione nel mangiare. Quindi vedete che i classici dicevano quello che diciamo adesso, che i 3 pilastri sono parte psicoemozionale, parte del movimento e riposo e parte dell'alimentazione. Ritornare ai fondamenti della salute. Non c'è niente di nuovo da scoprire, c'è solo da tornare a come noi funzioniamo naturalmente. E ovviamente qui non c'è che da ritornare a quello che diceva Ippocrate: tutte le malattie originano lì, nell'intestino, la mappa del tesoro. E, come sapete benissimo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce salute la sommatoria di queste 3 tipi di salute, fisica, emotiva e sociale, dove per salute fisica si intende la sommatoria dei primi 2 pilastri, ricordate, alimentazione e movimento sano, e per altre 2 parti le parti della parte psicoemozionale, emotiva nel rapporto con te stesso e di reazione all'esterno, e sociale in rapporto con l'ambiente, specialmente al lavoro, dove passiamo un sacco di ore, e in famiglia, dove le persone ci influenzano di più per il potere emozionale che hanno su di noi. Quindi, come rispondereste alla domanda se il terreno in cui sono adesso, cioè la condizione, rappresenta il frutto? Che stile di vita ho bisogno di avere precisamente affinché quello stile di vita come frutto abbia la salute e non la malattia? Abbia il benessere e non il malessere? Perché fate attenzione a questo. Anche se le persone ufficialmente si dividono tra sane e malate, questa divisione non è affatto reale. Le persone si dividono in malate, ovvero quelle che stanno facendo terapia, sono in ospedale, diciamo sono inferme, inabili al lavoro, ok? Ma l'altra parte di persone non è sana. Sono persone che stanno fuori dal letto. Come va? Siamo fuori dal letto. Tiriamo a campare, tiriamo avanti, cioè si trascinano piene di malesseri, piene di sintomi. Quindi sono persone che non stanno bene, anche se non sono inferme, ok? E poi c'è una terza parte, quella sì che ci interessa, una piccolissima fetta di persone che hanno quei 3 pilastri in equilibrio, si sforzano di lavorarci sopra, ovviamente non sono perfetti, e il terreno risultante, cioè come si sentono, è che stanno bene. Ragionevolmente bene dal punto di vista fisico, quindi alimentazione sana, movimento, emozionale. Quindi è fattibile, assolutamente fattibile. È ovvio che di questi 3 pilastri, se vi chiedessi questa domanda, qual è dei 3 più importante? Giusto, avete pensato bene, quello psicoemozionale. Prima c'erano le 3 scimmiette famose, adesso si è aggiunta la 4ª, che è la sintesi di tutte queste. Non vede, non sente, non parla con nessuno. L'ambiente in cui siamo oggi ci riempie di stress e taglia i ponti con l'esterno, così che noi, dal punto di vista emozionale, andiamo ad implodere sempre di più. È veramente pericoloso far sì che l'esterno impatti su di noi. Ho scritto un post pochi giorni fa sul, non diciamo amico, ma ottimo conoscente Ezio Bosso, questo
straordinario pianista piemontese. Lui lottava da decenni contro un tumore grave e lottava da diversi anni con una gravissima malattia degenerativa che a lui come pianista gli aveva impedito oramai di suonare. Quindi lui scriveva spartiti che avrebbe suonato qualcun altro, ma continuava almeno a dirigere e continuava a combattere come un leone e stava bene, tra virgolette, energeticamente. Perché? Perché questo pilastro psico-emozionale era fortissimo ed era basato, sapete, sulla relazione sana con gli altri, viva, che lo alimentava e lo nutriva. Io ho scritto su questo post su Facebook, tristemente. L'isolamento sociale l'ha portato via. E questo era il titolo di questo articolo sul Corriere, non l'ho detto io. Lui poteva resistere a qualsiasi cosa, a due malattie gravi, cronico-degenerative, ma non a far crollare quel solido pilastro centrale che reggeva gli altri due più deboli, perché probabilmente non sapeva ancora come nutrirsi, a giudicare da alcune cose che ho notato, e dal punto di vista fisico ovviamente non poteva muoversi. Capite quanto è importante questo aspetto? Quindi le nostre abitudini in cui possiamo cadere, sia dal punto di vista fisico, vi faccio notare questa slide, perché mi trovo tantissime volte a contatto con colleghi che sono veramente straordinari come conoscenza, tanto di cappello. Ma quando andiamo a vedere come se la cavano sui tre pilastri, ahimè, almeno uno di questi è veramente trascurato. Sapete qual è quello più trascurato di tutti? Non vi fate ingannare dal fatto che questi ragazzi mangiano. Qual è secondo voi il più trascurato di tutti tra questi tre? Credo che abbiate pensato bene, il movimento fisico. Se vi dicessi alzate fisicamente la mano chi di voi pensa che muoversi sia fondamentale tutti i giorni, facendo almeno una camminata molto veloce per ossigenare tutto il corpo e tenere tutto il movimento, senza allenarsi. Tutti i giorni una camminata veloce di almeno 45 minuti, che è il tempo fisiologico per ossigenare tutte le cellule del corpo. Chi è che di voi pensa che sia fondamentale? Ok. Chi è che di voi lo fa tutti i giorni? Non sto dicendo tutte le mattine, ma tutti i giorni, prima di colazione, prima di pranzo, prima di cena, prima di andare a dormire, non ha importanza. Ma dobbiamo farlo tutti i giorni. Sapete quanti colleghi non lo fanno da anni? E infatti il loro fisico lo dimostra chiaramente. È importantissimo, accidenti. La medicina cinese diceva: hai addosso con te i due più grandi medici che puoi immaginare, che puoi trovare in giro per il mondo. Sono la tua gamba destra e la tua gamba sinistra. E in un altro convegno che ho organizzato con un medico chirurgo fantastico, la Monica Greco, lei diceva queste parole che sono proprio parte della fisiologia naturale del nostro corpo. Ascoltate. Ascoltate come sono interessanti. L'ipotalamo rappresenta la funzione del nostro cervello primordiale, cioè colui che dirige tutte le nostre funzioni di base, sia cerebrali che fisiche, che di tutti i valori del nostro corpo, regolatore del nostro corpo. Il nostro ipotalamo, essendo, diciamo così, settato dalle ere arcaiche primordiali, non si fa prendere in giro dalle giustificazioni che ci diamo per il fatto che viviamo nell'età moderna. E quindi, se per esempio facciamo un lavoro d'ufficio, e quindi lavoriamo in uno studio, perché siamo esperti di qualche cosa, e perciò durante il giorno non ci possiamo muovere, come adesso io sono seduto a un tavolo. L'ipotalamo sa solo una cosa. L'ipotalamo non gliene può importare di meno del fatto che noi non ci possiamo muovere. Lui sa solo una cosa, attenzione, che se non ti muovi durante il giorno stancandoti intensamente per almeno 45 minuti, le ragioni sono solo due. Se non esci dalla caverna, come nei tempi primordiali, o sei ferito o sei gravemente ammalato, tale per cui non puoi uscire a lavorare, raccogliere cibo, combattere, insomma, vivere la giornata. Quindi se sei malato, lui deve mettere in moto delle reazioni biochimiche di emergenza,
idem se sei ferito. E quindi che cosa fa l'ipotalamo? Comincia a sballare, a tirare via l'equilibrio, a portare via fuori equilibrio tutto il tuo corpo, tutti i tuoi valori, gradatamente, per quella giornata lì in cui non ti sei mosso intensamente. Ovviamente, se succede una volta sola è un conto, ma se succede spesso, immaginate un po' cosa succede a una persona che comincia ad avere i valori pressori sballati, i trigliceridi, il funzionamento della tiroide, eccetera, la serotonina, l'equilibrio psico-emozionale, e poi dice, caspita, chissà come mai, prenderò dei rimedi, magari dei rimedi naturali, delle medicine naturali, farò delle terapie naturali. Ma accidenti, devi soltanto muoverti. Devi soltanto dire al tuo ipotalamo, è tutto ok, sono sano. Capisco che non hai tempo, capisco che non è facile, ma se vuoi stare bene, devi farlo. Perché la nostra macchina è stata fatta per vivere sana tanto quanto si muove in maniera salutare. E quindi non accumuli stress, rabbia. Se sono i giovani, per esempio, dall'adolescenza in poi, farli stare fermi come queste ragazze sul divano, o questi bambini, peggio ancora, vuol dire distruggergli la salute fisica e emozionale. Gli antichi maestri di Shaolin, quando addestravano i giovani, se volevano rovinare un giovane, volevano fargli del male, la stessa cosa vale oggi, bloccavano fermo lì quei giovani. Fate stare fermo un bimbo, è la più grande condanna. E poi ovviamente c'è l'ambiente. Mi ha colpito questa slide di un nostro collega di Forever, non ricordo più chi, forse il dottor Speziale. No, ho detto una cosa per un'altra. Arriva da una trasmissione, indovina chi viene a cena. Eccola qui. Mentre tutto l'inquinamento dell'ambiente fa soltanto il 13% dell'inquinamento globale, quasi il 20% delle emissioni di gas serra arrivano dall'inquinamento da bestiame. Insomma, il nostro ambiente veramente ci dà un'influenza molto, molto negativa. E quindi qual è il risultato? Che bisogna solo far girare la roulette per scegliere una di queste malattie cronico-degenerative. Malattie spesso per lo più autoimmuni, quindi che non arrivano da un germe, da un virus come quello che stiamo riuscendo a passare in questo momento, ma arrivano da dentro di noi, perché appartengono allo stile di vita. Ricordate questa statistica. Il report mondiale aggiornato dal 2018 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che in Italia, non nel Burundi, in Italia, il 92% delle malattie cronico-degenerative non arriva da cause esterne, arriva da quello che ripetiamo ogni giorno, 92%. Vi immaginate poter salvare 92 persone su 100 semplicemente insegnandogli un sano stile di vita? Quindi secondo voi è importante, urgente, sì o no? È una pandemia vera, sì o no? Poter salvare 92 persone su 100 insegnandogli un più sano stile di vita? E accidenti, accidenti, direi proprio di sì. Ovviamente l'abuso di farmaci, l'uso sì, ma l'abuso di farmaci non è la soluzione. Ovviamente. Ovviamente tamponare uno stato di un sintomo non equivale a stare bene di salute, sì o no? Siete d'accordo? Se in una vasca di un pesce rosso l'acqua è diventata sporca, putrida, piena perché abbiamo messo troppe cose dentro, non è cambiata da tempo, l'acqua è sporca, come possiamo pensare di curare questo pesce aggiungendo delle medicine? Siete d'accordo, sì o no? Questo è l'approccio della medicina tradizionale che non tiene conto della medicina olistica. Ok? Maria Luisa, mi permetto di ammettere questa persona. Posso? Faccio? Sì, sì, certo. Nel frattempo ricevuto una mail che dice, sto guardando che YouTube si è bloccato per violazione termini di servizio. Forse c'era una slide tratta da un programma o qualcosa del genere. Può darsi che fosse quella, l'unica slide che c'era era quella di quella che ho fatto uno screenshot della schermata di quello. Molto strano, comunque ne creo un altro, lo stoppo. Sì, non mi è mai successo però. No, ma infatti adesso ne creo un altro. Ok, quindi carissimi, stop. Bisogna fermarsi un attimo, esaminare come stiamo procedendo per la strada,
alzare gli occhi e guardare la direzione. La direzione è data dalla somma dei piccoli sintomi di malessere che in questo momento stai sentendo e che ti fanno accendere diverse luci rosse. Quelle luci non sono da spegnere con un farmaco, neanche naturale, come non spegneresti la spia di un aereo che ti indica che sta finendo il carburante, ovviamente, ma servono a capire, a prendersi la responsabilità, cioè l'abilità di rispondere a quella situazione con la cosa più intelligente. Anche lì, intelligere, leggere all'interno che cosa mi sta dicendo il corpo, come voi mamme, quando un bimbo piccolo piange e vostro marito dice, il nostro bimbo piange, vai a vedere che non capisco perché. Voi mamme andate a vedere, in un attimo capite che magari deve fare la popò, o deve dormire, o deve mangiare. Soddisfate quel bisogno, ascoltate, capite, ascoltate quel linguaggio e immediatamente il malessere se ne va. Questo è quello che dobbiamo fare tutti noi, indipendentemente da quanto siamo esperti o sappiamo niente, iniziamo adesso per cambiare in meglio lo stile di vita, migliorare, stare meglio in salute. Come diceva Einstein, è proprio in mezzo alla difficoltà che nasce la possibilità di migliorare. La salute, quindi, possiamo affermarlo, questa è la figura, la sagoma di una carissima, carissima amica, terapeuta, figlia di un grandissimo iridologo, uno dei più grandi in Europa, recentemente scomparso. La salute è nelle nostre mani, assolutamente nelle nostre mani. E anche qui torniamo alle radici per capire dov'è la soluzione. Ippocrate, le nostre radici mediterranee. E dobbiamo fare in modo, mi raccomando, di non accettare nessuna razionalizzazione come scusa, nessuna. Perché il nostro cervello è fatto in modo per farci rimanere il più possibile nella nostra zona di comfort. Quindi voi ascolterete queste informazioni e nel vostro dialogo interiore ci sarà, sì, ok, Giovanni dice questo, ma io ho troppi figli a cui badare, non riesco, non riuscirò mai a fare movimento quotidiano. Sì, ma io sono un terapeuta, devo stare 12 ore in studio per seguire le persone, non è possibile fare movimento quotidiano. Sì, ma io. Decidete di non avere scuse. Decidete di non avere scuse. Questo è veramente il consiglio accorato. E quindi non c'è il nome, fortunatamente, ci sono alcune cose che devono essere proprio, bisogna proprio smettere di fare per tornare in equilibrio. Abbiamo detto che sono i tre pilastri della salute quelli su cui andare a operare. I tre pilastri su cui si basava Ippocrate per fare la valutazione veloce, immediata, precisa di come stava la persona. La valutazione delle abitudini, della sommatoria delle abitudini della persona. Ok? Quindi torniamo qui, il perno centrale. Qual è la tua abitudine alimentare? Quindi cosa mangi, come mangi, in che stato d'animo, in che ambiente, quanto ti muovi, come ti muovi, perché c'è movimento malsano e movimento sano, e come gestisci le tue emozioni, il tuo stress, come gestisci l'aggressività dell'esterno, la pressione dell'esterno, sai dire di no serenamente senza sentirti in colpa. Tutto questo genera la condizione in cui sei adesso. Ovviamente il primo pilastro da cui partire, passiamo alla cosa pratica, la parte pratica, è il cibo. Perché tre volte al giorno puoi fare questa scelta. Fra poco ci avviciniamo a pranzo, puoi scegliere di mangiare qualcosa di diverso. Se hai abitudine di mangiare prima la pasta, il riso, quello che vuoi, e poi l'insalata, puoi scegliere di mangiare prima l'insalata, seguendo la regola, l'assioma della medicina naturale preventiva che dice questo, ve la passo, appuntatela se potete. Io ci ho messo 20 anni a capirla, magari la conoscete già, ma se non la conoscete, la prima cosa che mangi, registrate questa cosa. Verrà assorbita dal tuo fisico e usata per costruire il terreno cellulare nuovo, cellule nuove, per l'80%. Ripeto, la prima cosa che metti nel corpo quando mangi, sia nel tuo pranzo che nella tua cena, nella tua colazione, e sia all'inizio della giornata o nel seguito, il tuo corpo la userà per l'80%. Quindi la prima cosa, ovviamente, deve essere cruda, viva, vitale. Sposta l'insalata all'inizio. Spostala all'inizio. Vedrai che cambia la tua salute solo con questo piccolo ma importantissimo cambiamento. E ovviamente poi puoi scegliere un cibo più vitale che ti dà più lavoro, voi donne a lavare l'insalata, anche noi uomini se aiutiamo nostra moglie, oppure conservato, cotto, è più veloce, è più pratico, lo so,
lo so, però non è vivo. Guardate che questo, attenzione a questa cosa, questo vale anche se mangi cibo biologico. Il Würstchen vegano super naturale, concentrato, meraviglioso, che costa un botto, che è completamente morto, dal punto di vista energetico è uguale al Würstchen della grande distribuzione. Solo gli ingredienti sono più sani, ma dal punto di vista vibrazionale non sono vivi. E se vibrano meno della tua vitalità, ti toglie energia questa cosa. Ok, non ti farà male come ingredienti, ma ti toglie energia. Mangia sempre così e la tua energia sarà sempre meno. Quindi, ok, il ruolo fondamentale del cibo come cura, intesa nell'accezione di aver cura della nostra salute. Mi piace questa massima. Un uomo non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene. Notate che il Buddha, illuminato, diceva: vuoi trovare una persona veramente saggia? Cercane una che ha l'intestino che funziona bene. Nota, non una persona sana, una persona saggia. Anche qui non puoi pensare bene se non stai bene con quello che mangi. Molto bene. È una cosa a cui fare assolutamente attenzione, la quantità di carboidrati raffinati e di zucchero, che poi alla fine diventano la stessa cosa, nella nostra dieta. Andiamo avanti, quindi la vitalità, abbiamo detto. Io sono piemontese. Questa è la piramide dell'alimentazione, ne avreste viste tante, ma magari quella piemontese no. Questa è la piramide alimentare piemontese, né? Come dicono qui. La cosa interessante, per cui ve la faccio vedere qual è, è che tutte le piramidi alimentari tradizionali sono tutte fatte bene, perché rappresentano il mangiare dei nostri avi, dei nostri anziani, che era fatto bene perché era naturale. Guardate qui alla base: cereali, frutta fresca di stagione, frutta secca, la grande quantità. Poi cibi fermentati, yogurt, quindi latte fermentato o verdure fermentate, olio di oliva, miele. Poi ancora pesce, legumi, del latte, una volta era crudo, patate. E poi, soltanto da metà in poi, quindi una volta, due, tre massimo alla settimana, carni rosse, carni bianche, ancora meno volte, una, due volte, formaggi, uova. Se sono crude le uova, se rosso d'uovo, anche molto, molto, molto di più. E poi, la cima della piramide, cioè nel weekend, una volta alla settimana, dolci, biscotti, burro, carni conservate, snack, dolci, salate, bevande zuccherate, vino, eccetera. È vero o no che rappresenta il mangiare dei nostri anziani? È così. Quindi diceva qui la domanda, sì, ma nella cucina piemontese c'è il bollito, i formaggi, la bagna calda. Sì, ma una volta veniva mangiata alle feste comandate, non tutti i giorni. E arriviamo all'aspetto del movimento sano. Guardate, ciò che è un must è l'ossigenazione e il movimento, non l'essere dei bodybuilder o dei atleti professionisti. La camminata salutistica, come la chiamo io, rappresenta una tecnica dove si fondono insieme il Nordic Walking, il Fit Walking e altre tecniche che ingegnerizzano la camminata, cioè la studiano scientificamente in modo che sia completa. Però fatela come volete, voglio dire. Basta che la fate a passo molto veloce, tenendo la mente sulla sincronia del respiro. Questo fa in modo di mantenere l'attenzione lì e di non farvi distrarre, non portare la mente fuori. E poi io personalmente pratico questa antica ginnastica cinese, il Pat Wan Ching, cioè gli 8 esercizi di tessuto prezioso. Magari con Maria Luisa e Patrizio si potrà fare ogni una volta l'apprendimento di questa cosa. Sono 8 esercizi che un generale straordinario, un po' come l'Alessandro Magno europeo, generale UFA, aveva creato per i suoi soldati, per fare in modo che in pochi minuti potessero essere pronti per la battaglia, caldi, e poi dopo la battaglia, che era devastante per il corpo, potessero ricomporsi ed essere sempre in salute. Quindi vedete voi, trovate una routine di ginnastica da fare indoor, in casa, come allenamento, e un'altra outdoor per ossigenarsi. Abbiamo detto basta la camminata salutistica. Bene. Qui rappresenta infine
la situazione un po' dell'equilibrio. Cibo sano, movimento sano, partiamo dal lato a destra, cibo sano, movimento sano, ambiente sano, pensieri, emozioni sane. Arriviamo a quest'ultimo punto. La mente crea tutto ciò che a cui intensamente pensa. È un po' come la telecamera. Siete in una festa, c'è un sacco di gente che si diverte come dei matti. Ma se sulla telecamera siete a fare un filmino, no? Venite attirati da delle urla e vi accorgete che in queste 150 persone ce ne sono due che litigano in maniera feroce. Vi avvicinate, zoomate su questi due, vi fermate lì per 2 ore. Secondo voi chi vede il filmino penserà che quella festa è stata straordinaria o è stato un disastro? Ovviamente un disastro. Questo rappresenta la condizione della tua vita. Se tieni la telecamera, l'attenzione su quello che non va, la tua vita rappresenterà quello. Anche se un'altra persona dall'esterno può vederti veramente felice, sano, pieno di fortune, ma per te non sarà affatto così. Vi dico un modo di dire che rappresenta questo tipo di uso della telecamera, cioè dell'attenzione della nostra mente. Come va? Un disastro. Per carità, lascia perdere. Quando le cose vanno male a questa persona. Quando invece vanno bene, ovviamente se vi ritrovate non vuol dire che siete proprio così, però è da pensarci un attimo. Le cose vanno bene a questa persona, va tutto bene. Come va? Risposta. Non possiamo lamentarci. Leggete queste parole. Vorrei lamentarmi. Sono abituato a lamentarmi. Sono focalizzato su quello che non va. Ma non posso, perché purtroppo va tutto bene. Fa sorridere, no? Ma in effetti sembra che quando va tutto bene, tutto viene minimizzato. Quando va male qualcosa, viene ingigantita. Interessante. Ok, ultimo aspetto. Concludiamo. Come possiamo difenderci al 100%? Carino, Questo sistema immunitario sta rincorrendo il virus. Ritorniamoci che mi piace troppo. Sta rincorrendo il virus. Come possiamo fare a difenderci al 100%? Ricordate in sintesi i tre pilastri del Tempio? Cosa c'era sotto? C'era il terreno. Dobbiamo lavorare lì. Non sto bene come articolazioni dal punto di vista emozionale, come digestione a livello di stomaco, a livello di intestino, in qualche cosa. Devo lavorare sulla condizione attuale. Poi ovviamente lavorerò sui pilastri, ma se cambi un'abitudine adesso che il risultato, il terreno è già alterato, caspita, in questa boccia cambia prima l'acqua, no? E quindi ovviamente il lavoro sul terreno è più importante. Ci concentriamo qua, ok? Andiamo a vedere. Qual è il motivo per cui quando qualcuno di voi o qualche vostro cliente, paziente, eccetera, cambia l'alimentazione, si mette a fare movimento, si mette a fare delle sedute per lavorare sulla sua parte mentale, in realtà cambia poco. O cambia molto, ma per poco, dopo un po' torna a stare come prima. È vero o no che vi è capitata una cosa del genere? A me tantissime volte. Il motivo è questo. Si chiama infiammazione. Il killer segreto, come diceva questo speciale del Time, the surprise and link, il legame sorprendente tra infiammazione e attacchi cardiaci, cancro, Alzheimer, tutte le cose più gravi. Perché l'infiammazione che cos'è? Ritornate alla slide del terreno. Il terreno infiammato, lo stato del terreno di quest'acqua putrida di questo pesce. È ovvio che bisogna prima agire lì, altrimenti non ce la fai aggiungendo un po' di cibo sano a quel pesciolino, mettendolo più alla luce a cambiare la condizione dell'acqua. Ci siete? Tutte le malattie partono dall'intestino, quindi dove devi partire a disinfiammare? Passiamo alla pratica, all'intestino. E dentro l'intestino, il professor Patrizio Barbon, il carissimo dottor Barbon, ne parla in maniera straordinaria, il microbiota intestinale. Questo microbiota può andare verso l'eubiosi, verso l'equilibrio, un centro forte del nostro corpo, proprio il baricentro anche geometrico, come l'uomo di Leonardo da Vinci, proprio l'intestino, oppure avere sviluppato ceppi disbiotici che ci provocano fermentazione, eccetera. Ma guardate qui, come influenza tutto il sistema nervoso, il cervello, è questo link tra intestino e cervello, asse intestino-cervello.
gut brain axis, no? Viene denominato, secondo o primo cervello. Ma vedete quante patologie in realtà sono collegate a questo, quante cose. È veramente Ippocrate era un grandissimo visionario, un grandissimo illuminato ad aver capito già esattamente questo. E da lì l'infiammazione che aggredisce le pareti e comincia a far diventare queste maglie finissime di questo colino che fanno passare nel sangue solo le sostanze nutrienti, le cose che ci servono, si allargano queste maglie e questa leaky gut syndrome, questa sindrome dall'intestino gocciolante, praticamente si aprono queste maglie e passano macronutrienti, quante sostanze pericolosissime, perché non devono passare questi macronutrienti all'interno del corpo, e quindi scatenano la base, creano il terreno per le malattie autoimmuni, perché vengono aggredite dal sistema immunitario. Quindi l'infiammazione intestinale è ciò che dobbiamo andare a colpire, ok? È chiaro questo aspetto? L'infiammazione intestinale. Come possiamo fare? Facendo pulizia all'interno. Proprio come dobbiamo fare manutenzione in un motore. Non è che c'è bisogno che il motore sia fuso, tutti noi. Chi è che di noi va dal meccanico quando ha fuso il motore? Un pazzo, ok? Un pazzo. Normalmente noi andiamo dal meccanico perché vogliamo sostituire il filtro del gasolio, sostituire il filtro dell'olio, che sono semplicemente sporchi. Quindi noi dobbiamo partire dalla sporcizia per togliere la base dell'infiammazione che porta la base di un terreno alterato. Cosa diceva questo premio Nobel del 1912? La cellula immortale, se nutrita, è pulita. Vi dico una statistica carina. Sapete qual è il motivo principale per cui muoiono i pesci rossi nelle bocce? Qual è la causa principale, secondo le statistiche, della causa di morte dei pesci rossi nelle bocce? Non è il cibo malsano, no. Non è lo stress del pesce, no. Non è la carenza di luce, la temperatura, no. È la condizione dell'acqua, unita all'eccesso di cibo messo dentro che altera l'acqua. Quindi la condizione dell'acqua. Eccolo qui. E quindi siamo qua. Guardate cosa disse questo straordinario medico e formatore universitario di medicina. La verità e che la cosiddetta malattia è una crisi tossemica, cioè un ripieno di un livello altissimo di tossine di cui il corpo è ripieno, e una volta che le tossine sono state eliminate al di sotto del punto di tolleranza, che torna in equilibrio, la malattia automaticamente passa, ripristinando la salute. Straordinario no, poter agire direttamente sul terreno per cambiare immediatamente lo stato di salute senza curare, semplicemente pulendo, come il meccanico toglie il filtro e avevi la macchina che era intasata, quindi era ingolfata, non partiva, di fatto non funzionava. Lui ti cambia il filtro e la macchina funziona. Non ha curato la macchina, non ha sostituito nessun parte del motore, non era rotta, ma sta di fatto che torna a funzionare. E col miracolo che si fa con la prevenzione. Si disintossica, si deacidifica, si disinfiamma. Quello è quello che succede. Ma che cosa usiamo per pulire la nostra casa, che non sia pulita solo dall'esterno, ma che sia pulita anche dentro? Che cosa utilizziamo per pulirla? Per pulire la nostra cellula. Attenzione, non si sta parlando lavaggio dell'intestino, pulizia dei reni, pulizia del fegato, si sta parlando a livello cellulare di tutto il corpo. Primo passo qual è? La pulizia del corpo, che una volta si faceva con i lassativi, olio di ricino, purganti di ogni tipo. Pensate, una cosa interessante è che anche i bambini, anche piccoli, prendevano la purga. Quando i nostri vecchi, le nostre nonne la facevano, gli davano i cioccolatini, che buoni. Poi dopo, ovviamente, correvano tutti al bagno. Di bagno ce n'era solo uno. Vi immagino che situazione problematica si creava. Ok? Noi abbiamo un metodo molto, molto, molto più saggio. Possiamo usare la polpa integrale viva della pianta dell'aloe vera, cioè Barbadensis 1000, per disinfiammare, deacidificare e pulire tutto in una volta sola, tutto in contemporanea. Straordinario. Uno strumento antico, ma veramente straordinario. Io utilizzo questa della Forever Living perché
è lavorata a mano, è fatta in maniera con crismi veramente etici, e che quindi cura, si prendono cura della pianta, non la violentano durante la lavorazione, e perché uno dei miei maestri, il dottor Patrizio Verbon, la utilizza con 30 anni di esperienza, l'ha utilizzata decenni, e quindi io mi fido dei miei insegnanti. Quindi deve essere più viva possibile. Vi dico una curiosità. Alcune persone ci dicono, sì, vabbè, questa non ha elementi estranei, ma io ho trovato anche da qualche parte al supermercato un aloe pure al 100%. Quindi tecnicamente, anche biologica, tecnicamente, biochimicamente pura, ok? Quindi dal punto di vista biochimico è tutto ok. Come quel booster biologico. Qual è il problema? Che è completamente morta. Completamente morta. Infatti, guarda caso, ne bevi litri e non funziona assolutamente zero. Zero. Oltre che, ovviamente, senti il gusto, senti l'odore e tutto ti viene moglia, meno che berla, perché ovviamente con quel prezzo, con quella grande distribuzione e lavorazione completamente industriale, la pianta è stata completamente violentata, è stata portata ad alte temperature, è stato macinato tutto, poi in qualche modo sono state tolti i componenti, tutto a livello industriale, quindi quella polpa finale è completamente morta, distrutta, disintegrata, ma biologicamente pura. Ok? Questa è la differenza enorme. Questa è la differenza enorme. Quindi questo è il motivo per cui io la utilizzo. Ok? Quindi quando si parla di aloe vera, pianta della salute, si parla di enzime, questa parte così delicata che è la caratteristica della sua vitalità, è la caratteristica dell'aloe che usiamo. Ok? Facilmente distrutti. Come l'olio d'oliva. Io abito in Liguria, produce l'olio, mia moglie, e quindi viene spremuto in questa pressione a freddo. È ovvio che costerà un po' di più, sempre con un prezzo onesto, ma nel supermercato c'è l'olio che tecnicamente è puro, ma è completamente morto. Quindi tutte questi enzimi che ci sono nell'aloe vera attivi possono esserlo solo se l'aloe è rimasta viva. Ok? Pensate che bello, 18 dei 20 aminoacidi necessari per la vita sono già tutti lì nell'aloe. Come si può abbinare in sinergia l'aloe a questo sfiammante potentissimo? Perché lo abbino a questo? Perché insieme al lavoro di disinfiammare, il MUV va a prendersi cura dell'apparato osteoarticolare, ma grazie alla curcumina va a potenziare l'effetto sfiammante andandolo a dirigere soprattutto sull'intestino, che abbiamo detto essere il centro di tutto, e sulle articolazioni. Quindi l'effetto sfiammante viene potenziato da questo prodotto del MUV. Per almeno un mese, io vi suggerirei, aloe MUV per almeno un mese, per questo lavoro sul terreno. E poi, per quanto riguarda il lavoro sui pilastri, andiamo sui pilastri, pilastro del cibo, il Super Greens. Io l'ho sognato per anni e anni, perché sinceramente non sono proprio un totale simpatizzante di compresse e pastiglie di ogni tipo. Quando servono le utilizzo, specialmente se sono naturali e se sono di nutraceutici, come nel nostro caso. Ma quando un nutraceutico, un super integratore, è fatto da cibi crudi, semplicemente disidratati e messi in polvere, quindi pari a come sono vivi, quindi in maniera molto simile all'aloe, non sono stati trattati violentemente, è il massimo. Quindi questa è veramente un'addizione al cibo che ci permette velocemente di colmare le carenze e di lavorare su questo pilastro. Andiamo avanti, pilastro del movimento, dicevamo. Pilastro del movimento, eccolo qua. Fare in modo di dare energia a livello cellulare, fare in modo di dare potenza alla microcircolazione, e dal punto di vista osteoarticolare abbiamo già il MUV che stiamo usando per disinfiammare, che nutre anche a livello articolare e disinfiamma potentemente a livello articolare. E ovviamente arriviamo alla parte della mente. Nella parte della mente noi possiamo aiutarci con
prodotti che abbiano all'interno una pianta straordinaria, straordinaria, che è la schisandra. La schisandra mi piace tantissimo perché potenzia la concentrazione, potenzia l'attività mentale, potenzia la lucidità e ci aiuta tantissimo, tantissimo. Notate che l'effetto fondamentale di cui abbiamo bisogno per la mente è scaricare la tensione e ricaricare l'energia. Queste sono le due cose. Bene, io ho concluso. Concludo con questa slide che mi piace molto. Quando dividiamo mente e corpo è qualcosa di artificiale, ma se iniziamo a percepirci come unità, allora l'intelligenza del nostro corpo ci guiderà verso uno stato di salute vero. Non di persone non malate, ma di persone veramente sane, che si occupano dei tre pilastri della salute, degli antichi pilastri della salute, e iniziano lavorando sul loro terreno, cioè sulla condizione attuale, depurandolo, purificandolo e disinfiammandolo, per iniziare subito a stare bene. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giovanni, lasciamo la parola al dottor Barbon e quindi grazie delle tue spiegazioni, sono state veramente eccezionali. Grazie, grazie tanto. Grazie a voi. Bene, io mi permetto di ringraziare Giovanni e tutte le persone in ascolto, sottolineando alcuni aspetti importanti, e cioè che c'è una parola che a me non piace molto, non la uso tanto e che viene usata spesso a sproposito, no? L'eccellenza. L'eccellenza per me è quella della natura, non è quella di noi umani limitati, però è un focus, è un obiettivo. L'eccellenza è quello che io riscontro ogni volta che riconosco e riscopro tutte le persone del nostro team e riscopro veramente i talenti e le capacità che derivano da un impegno, derivano da una dedizione. Da un affidarsi, come ha detto giustamente Giovanni. Quindi ringrazio veramente Giovanni perché condivide con noi il suo percorso di vita, perché tutto quello che ci ha detto oggi l'abbiamo percepito tutti molto bene, deriva da una esperienza, no? Da un vissuto, oltre che da studi, da approfondimenti e anche da atteggiamento. Io ho apprezzato la piacevolezza, il fluire, la fluidità comunicativa, perché sono un appassionato di comunicazione. Io oggi ho imparato perché, grazie a Dio, non lo so, fin da piccolo ho avuto questo dono, ecco, di cercare di essere sempre umile e di imparare da tutto e da tutti. Bene. Bene. Io ringrazio veramente Grazie a voi. tanto Giovanni, un collega, un amico e una persona che sta facendo con noi questo cammino e che ci dà ogni tanto queste pillole di saggezza molto importanti. E il miglior modo di ringraziarti per ognuno di noi sarà quello di mettere in pratica quello che tu ci hai trasmesso. Ciao a tutti.